Story Time. Evoluzione Radio. Bentornati amici di Story Time con una nostra nuova storia. E prima di passare però la parola ai nostri ospiti, vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Story Time. Ma se per caso avete una storia da raccontare, noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace però ricordare, il nostro c'era una volta e quindi parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali, perché è la vostra storia, nonché la vostra vita. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Deborah e Rocco che ci parlano un po' di loro. Ciao! Ciao! Allora, raccontateci di voi, di che cosa vi occupate. C'è questo spettacolo particolare che si chiama Strettamente Riservato, che portiamo avanti da tanto tempo e praticamente ci occupiamo di teatro. Come nasce innanzitutto la compagnia? La compagnia nasce come nascono tutte le compagnie, iniziano due persone che si capiscono, a volte sono un uomo e una donna, a volte sono anche fidanzati, a volte no, a volte si scoppiano, ma questo non c'entra, e quindi di lì parte un'idea e questa idea si sviluppa e di conseguenza poi nascono gli spettacoli. Strettamente Riservato è nato proprio per questo, insomma, un'esigenza particolare che... Se volete vi racconto. E raccontateci soprattutto perché Strettamente Riservato. Strettamente Riservato per il semplice motivo che io racconto un fatto intimo a te. Quello è Strettamente Riservato. Mm-hmm. E questo avviene, diciamo, il modus dello spettacolo. Un po' quando un amico ti si avvicina al tuo orecchio e ti dice qualcosa, solamente a te. Questo è Strettamente Riservato. Chiaro. E qual è il concetto alla base del vostro spettacolo di teatro di parola? Funziona proprio in questi termini. Noi non facciamo niente e il prodotto però è proprio questo. Quando qualcuno, indipendentemente da uno spettacolo teatrale, vede oppure sente una situazione che lo colpisce organicamente, la prima cosa che ha voglia è di dirlo a un suo conoscente, a un suo parente. Sai che hai visto quella cosa che... Cioè, sente proprio il bisogno di dirlo. Ecco, Strettamente Riservato suscita questa curiosità. Chiaro. E quindi da questo punto di vista noi siamo andati avanti per un sacco di tempo proprio per il passaparola più che altro. E come avete lavorato per creare un'esperienza inclusiva per tutti gli spettatori? Appunto per questo, è lo spettacolo che lavora in sé. Cioè noi, una volta che lo spettatore decide di mettersi in gioco, perché è veramente un mettersi in gioco, non c'è spettacolarità, è solo parola, il teatro di parola. Ricordo, adesso non per fare il coltissimo o il colto, quello che si vuole, Strindberg diceva: il teatro è parola, tutto il resto serve a confondere. Ed è vero, se ci pensi, no? Cioè, quando uno racconta un fatto, se il fatto è interessante, immediatamente colpisce la curiosità e di conseguenza poi tutto viene a catena. Chiaro. E in che modo l'annullamento della distanza tra attori e spettatori contribuisce all'atmosfera dello spettacolo e all'engagement del pubblico? È proprio questo il fatto che è uno spettacolo inusuale, non è come gli altri spettacoli che uno va a teatro, si siede in platea e arriva poi l'attore, inizia lo spettacolo e finisce lì, poi alla fine, ciao, grazie, arrivederci e vai a casa. Lì, fin dall'inizio sei coinvolto con gli attori, cioè c'è proprio questo tipo, una specie di sfondamento della quarta e della quinta parete, proprio perché sei accanto all'attore, che in questo caso è il personaggio che ti racconta la sua storia. Quindi rimani colpito già dall'inizio, già dall'entrata nel locale che sia o nel teatro, che però praticamente noi lavoriamo in locali, proprio perché abbiamo questa intenzione di avvolgere lo spettatore. Esigenza quasi. È certo. Proprio l'esigenza, perché non ha senso farlo in un teatro dove noi attori siamo sul palcoscenico, lo spettatore è nella platea e c'è questa distanza troppo grande. Mm-hmm. Non si potrebbe chiamare strettamente riservato, proprio perché strettamente, la parola stessa, si è stretti quasi, no? Si è avvolti sia dalle parole che dall'attore stesso, che poi è il personaggio che ti racconta la storia, non è più l'attore, non so. Chiaro. Come dire. Cioè davanti a, non so, noi tre siamo davanti a questa persona che è
Paolo, per dire, Paolo è il personaggio, non è l'attore, che magari si chiama Stefano, per chiaro, dire. Chiaro, in quel certo. momento lo spettatore vede Paolo che ha bisogno, ha l'esigenza di raccontare questa sua storia, questo suo avvenimento, insomma, questa cosa che gli è successa, che è molto segreta, quindi vuole proprio confidarsi, proprio come quando, ascoltami, io ti devo dire una cosa, però... Non dirlo a nessuno, però, perché è troppo riservata, è una cosa mia, te la voglio raccontare solo a te perché mi fido, capito? È una Chiaro. Cosa del genere. E sentite, quali tecniche quindi di comunicazione utilizzate per coinvolgere gli spettatori in modo attivo e farli sentire parte della performance? La tecnica più che altro è, per forza ci vuole, è un lavoro di diaframma. Ti faccio un esempio: se io questa cosa te la dico così, non può essere se te la dico queste cose, se te la dico così, non può essere se. Quindi il racconto è proprio detto in modo come veramente quando stai raccontando un segreto a qualcuno, addirittura ti guardi un po' in giro per far sì che nessuno veda, perché questa cosa la dedichi solamente alla persona, e quindi la modalità della voce cambia completamente, è proprio quella di raccontare una storia intima, cioè quando racconti una storia intima la voce stessa deve essere intima pure lei. Chiaro. E potete raccontarci magari qualche feedback significativo ricevuto dagli spettatori riguardo all'emozione o all'impatto che ha avuto l'esperienza sul loro modo di vivere il teatro? Sì, ce ne sono tante. Una per tutte, il fatto che praticamente gli spettatori li dividiamo. Se una persona viene con la sua fidanzata, per esempio, perché sono 5 postazioni, se uno viene con la fidanzata la mettiamo in un altro tavolo, sono tutti scoppiati, diciamo, le persone che vengono insieme, mentre sono privilegiate le persone che singole che vengono, e quindi ovunque trovano posto. Ed è interessante perché i fatti, che sono storie di tutti i giorni, insomma storie vissute, sicuramente colpiscono qualcuno. Sì. Se eventualmente dovesse capitare, ed è capitato, che una coppia, se è insieme e l'attore che racconta questo fatto magari gli ricorda questa situazione, loro a quel punto fanno comunella fra di loro, si danno di braccino, questo mette in imbarazzo l'attore sì. E di conseguenza ecco perché sono bei tutti divisi. E immaginate di essere in alto mare, dei naufraghi su una zattera dove c'è uno che ha preso il comando e porta avanti fino alla salvezza, diciamo, la zattera. Questo è un po' un concetto un po' visivo per dare l'idea che ogni postazione è un gruppo a sé, perfetti sconosciuti tutti, l'attore compreso. E come affrontate le sfide logistiche e artistiche nel realizzare uno spettacolo di questo tipo? Le sfide logistiche sono sempre quelle, nel senso che bisogna trovare innanzitutto, questo parlo da regista, bisogna trovare innanzitutto gli attori giusti per le storie che devono essere rappresentate, dobbiamo trovare le location giuste per quel tipo di spettacolo. Non possiamo, per esempio, farlo, è paradossale, ma uno spettacolo del genere, cioè strettamente riservato, è paradossale, ma è l'ultimo posto dove si può rappresentare a teatro, vista la distanza abnorme che c'è tra lo spettatore e, diciamo, il palco, no? Quindi siamo sempre alla ricerca di situazioni intime, anche case private molto grandi all'occorrenza vanno bene, locali particolari. Infatti noi abbiamo fatto anche molti locali glamour a Milano, ma anche in sottoscali. L'importante è che ci sia l'atmosfera, perché lo spettacolo crea una suggestione particolare, e quindi con l'atmosfera più la suggestione è perfetto. Questo è strettamente. Allora vi chiedo, noi dove possiamo seguirvi o contattarvi e rimanere in aggiornamento per le prossime date dello spettacolo? Su Facebook, strettamente riservato,
E su Instagram stiamo appunto lavorando sulla nuova pagina di Instagram, diciamo che è più visibile comunque la promozione delle nostre repliche su Facebook, quindi sì, strettamente riservato. Esatto, abbiamo una pagina, siamo poveri devo dire, sì, abbiamo una pagina su Facebook che è strettamente riservato, che è la più aggiornata, sì, è quella dove c'è anche una storia regressa dello spettacolo, se uno scorre fino in fondo vede tante cose, anche le recensioni, okay, e tutto, sì sì, ecco, assolutamente. Allora invito tutti a seguirvi, a contattarvi, e vi ringrazio di cuore per averci aperto il vostro mondo. Grazie a voi. Grazie a te Stefano, grazie. Amici ascoltatori di Radio Storytime, chiacchierata appena finita, ma fra poco ne inizia una nuova, non perdetela. Storytime, evoluzione radio.